vorrei dire una cosa. Prego. E mi allaccio a quello che io precedentemente ho detto, che fa parte del mio carattere, può piacere o non può piacere. Certo. Io, la settimana che siete andati in ritiro, non so se ci stavi pure tu, il 20 di luglio, non so se ci fosse, tu eri là, alle prime partite dissi queste precise parole. Qua c'era uno studio, possono registrare. Dico, guardate, questa squadra qua non va lontano. Insigne può fare pure il 10, ma da 10 volte in più se gioca 11. Usai non può giocare a sinistra, e Koulibaly deve giocare sempre. Sempre. Chiaro? E deve fare 4-3-3. Che cosa io sentivo dire? Ma no, ma quando mai? Non avete visto come gioca? Quasi tutti. La nuova posizione di Insigne. Allora io dico che questa non è la squadra di Sarri. Vogliamo lanciare il tuo hashtag? Vogliamo lanciare l'hashtag di Fedele? Vediamo qual era la squadra. Qual è di l'hashtag di Fedele? Forza. Stasera ennesima provocazione. E voglio essere smentito. Ennesima provocazione del direttore. Il suo hashtag di questa sera è questa non è la squadra di Sarri. È iniziale. Non è il Napoli in di progetto. Sarri. Progetto. E allora di chi è questo Napoli? Ma non è mio. Una certa somiglianza. Sai che è mio. Saluto, un po' più. Dove vai, onorevole? Torni a Ceppalo, dove vai? No. Onorevole, dove stai andando? Dove stai andando? Non è no, ti prego. Ho detto, no, è la squadra che io ho prima. No, non è possibile. Non è il Napoli di Sarri. Non te ne alzare. Vai di fretta. Vai di fretta. Allora, siediti e sentimi. È mia nel senso che ricordavo che alzati io ho detto e cammina io il 20 luglio. Non è che Sarri ha ascoltato me, non so se mi sono spiegato. È quella che io avevo detto, come ho detto delle cose qua, come mi hanno accusato, Morusa, provocazione, eccetera, eccetera, delle cose che fanno parte del mio stare da 40 anni in questo no, scusami Enrico, ho sbagliato Enrico, pure io. Ma la domanda è... Questa era la squadra di Sarri, sbaglio? Non è il Napoli di Sarri. Questa era la squadra di Sarri. Allora. Ma che cos'è un allenatore? Allenatore no, aspetta, ma che cos'è un allenatore? Che è chi meglio di no? Ma scusa, è uno ma che conosce impara a conoscere gli uomini. Ti voglio fare una domanda e li cambia. Non è che abbassa la testa e va ti via come un mulo. Tu hai detto non è il Napoli no, di Sarri. Dove dove ho capito, ma vuoi fare l'hashtag e le domande? O fai l'hashtag o fai le domande? Sarri doveva giocare con un giocatore dietro le due. Ma Sarri sta giocando così ma adesso. Chi? Come chi? Sta giocando gioco così. Con Saponara. No. Con Insigne. Non con Saponara, ha cambiato. Parla dall'inizio fino al 31 Enrico, agosto. Ma tu dici non è il Napoli di il Sarri. Napoli, di chi è? Il Napoli, il 31 agosto, prima ha cercato di pigliare per l'ennesima volta a Saponara. E poi... E meno male che non è venuto. Sì, va però bene? È il Napoli di siamo Sarri. Chiari? Sì, ma e è non... E nessuno può smentire. Ho capito, ma è il Napoli di Sarri. Sai, giocava a sinistra perché Goulam andava troppo in avanti. E Koulibaly non sapeva ha preso le misure. Tre abbiamo partite. Preso il nazionale sì, romeno. Sì, ma tre partite. Rì. Io, perché dico, è il Napoli che io immaginavo che fosse. De Laurentiis sta sbagliato, doveva chiamare Fedele. No, Fedele non c'è più, non ci andava. Perché? Non è il mio carattere con De Laurentiis. Io a De Laurentiis giovedì all'università eravamo in quattro. Sai che gli ho detto? Piglio un giocatore in meno. E compra 20-30 mila ettari di terra e fai una la squadra per il settore giovanile. Ti ho ascoltato. Chiaro? Ti ho ascoltato. Poi, ma Stella, è il Napoli di Sarri quello che stiamo vedendo. Ma non mi fai finire. Enrico, noi tra poco stiamo ai saluti. Facciamo 5 minuti. Allora di. E qui scusa, si scatta la voglio una ragazzi, smentita. Scatta la questa era il Napoli che è sceso in campo nelle partite amichevoli. Questo è quello che allora. Aveva in mente perché Saponara no, hanno giocato senza Saponara con Insigne tra le linee. Sto scherzando. Per tre partite ancora più di Sarri il fatto che lui poi abbia adattato stato... Ma la domanda aspetta, gliela poi faccio ancora di più la domanda lo spirito pistole gliela dove faccio vai? Lo spirito santo a Empoli però se ne vanno si è alzato Clemente ah come no è avvenuto lo spirito santo. È venuto lo Spirito Santo a Damasco, a chi era lo Spirito Santo? Voi poi non lo so se i calciatori. Se lo sapevate, non potete scrivere. Reina. È venuto lo Spirito Santo. Benedice. Mister, noi potremmo anche giocare in un altro modo.
E qua è l'intelligenza di Sarri, vedi? Coccarda, dai, di Sarri. Io però hai cambiato colore. Ho cambiato. Perché Enrico, adesso ho fatto il club di Sarri. Enrico, però adesso sentiamo anche perché, aspettate, perché, scusa. Mi dai l'idea di questo Reina che fossimo a Palermo di Herbert Reina, no? No, no, però Clemente, voglio dirti, la differenza, quando si parlava Vinicio o parlava Herrera, i giocatori... È arrivato un messaggio per Fedele. Buono Enrico. È arrivato un messaggio. Il messaggio da casa è yes, we can. No, can. Ascoltiamolo tutti insieme. Yes, we can. Voglio finire il discorso. Eccolo che arriva. Voglio finire. Arriva. No Enrico, non ti faccio finire perché yes, we can. Ma Stella, allora no, Sarri è stato... Enrico, buono, ti prego, Enrico, Enrico, ti prego. Ma Stella, è stato bravo Sarri. Non sono abituato a non finire il discorso, scusami. Però devo terminare il discorso. Entro domani che c'ho Radio Gol a Kiss. Anche dopo domani. Mettetevi comodi. C'è l'editto bulgaro di Fedele. Io devo finire il discorso. Allora, Enrico, buono però, non mi togli la parola. Un conduttore, se vede che parli sempre tu, allora, c'ho altri bravo, ospiti, faccio parlare gli altri. Fammi finire il discorso. Entro domani. Anche dopo domani. Dopo domani saremo qui, vai. Allora, mentre Vinicio e mentre Herrera, a detta di Mazzola, ha mutuato i giocatori alla sua filosofia, oggi è il contrario. Quindi non è il modulo di Sarri che è vincitore del Napoli, ma è Sarri che intelligentemente ha capito quali erano le reali qualità del Napoli e si è adeguato a un gioco nuovo, perché in 52 anni c'ha 53, in 40 anni di allenatore lui non ha mai giocato con i tre attacchi. Ti smentisco, a Empoli l'ha fatto, mai, l'ha fatto ad Arezzo, mai, l'ha fatto a Pescara, ma ti prego mai, Enrico, ad Arezzo e a Pescara faceva 4-3-3. Hanno cacciato. Bravo. Allora Enrico, fai tutto tu, dici tutto tu, facci sapere pure che turnover deve fare. Io posso dire tutto nel caso, certo, e sono preso duro. Posso avere ragione e posso avere torto, però ho un coraggio che dico le cose con coerenza e non cambio. Benissimo. Non, ecco.